puntuale come sempre, il sole si è levato all'orizzonte. Il vecchio camino ha ripreso a fumare e il gallo canta. È nato un altro giorno. Sono 100 anni ormai che vivo su quest'aia e sono 100 anni che vedo sempre le stesse cose accadere una dopo l'altra in un eterno ciclo. Di primo mattino quel cane da guardia laggiù costituisce la mia costante preoccupazione. Una vecchia esperienza mi insegna che non conviene uscire di casa finché lui non è messo a catena. Dopo, la mia vecchia aia, dalle immutabili leggi, così come la vita, non ha più per me né pericoli né segreti. Tutte le mattine è lo stesso spettacolo, ma io non mi stanco mai di studiare, da vecchio filosofo quale sono, i miei personaggi che compaiono sulla scena. Per prime appaiono le tortorelle, tenere e carine, che hanno trascorso la notte accanto al camino e subito cominceranno a tubare per non smettere più fino alla sera. Quindi pollastrelli e galline, gallo in testa, escono via di corsa dal pollaio. I buoni, pacifici buoi se ne vanno, come loro costume, a lavorare, mentre l'asino, poveretto, sempre solo, guarda tutto e tutti con l'occhio mesto e triste di chi non ha compagnia e non sa che fare. Tutta l'aia si è risvegliata e ogni essere è già preso dalle proprie abitudini giornaliere. Madama Chioccia accompagna i piccolini alla passeggiata del mattino. Qualche volta le capita di incontrare quel poligamo di suo marito, ma non direi che si guardino con troppa tenerezza. Anche la signora Scrofa esce al sole con i suoi maialini sotto lo sguardo sprezzante delle oche. Quanta pena mi fa la povera capra con quello scavezzacollo di suo figlio. So già come andrà a finire. Dopo essere stata legata al palo da questa ragazzina, si metterà tranquillamente a mangiare un po' d'erba e lui ne approfitterà per scappare e divenire il nemico pubblico numero uno per i pacifici abitanti dell'Aia. Questa è Baffa, la cagna dei contadini, una mia buona amica, che ha avuto da poco un figlio, un bel maschio, un bastardino, poveretto. Quegli ingordi di tacchini hanno preso di mira la sua zuppa. Voglio vedere gli sviluppi della situazione. Paura, eh? Scappa, scappa con tutto il tuo sussiego. I giovani coniglietti intanto se la spassano beati giocando allegramente sotto gli occhi attenti di mamma e babbo coniglio. Devo dire che questa serena famigliola mi è tanto simpatica. Il tempo scorre senza fermarsi mai, comportandosi indifferentemente sia di fronte all'amore che alla vanità. Le tortorelle continuano a tubare e il tacchino in mezzo alla sua corte a fare la ruota. Questa scena avviene quasi tutti i giorni e mi rattrista tanto. Le tre povere anatrine vengono per fare un tuffo e ti trovano in piscina quei prepotenti di anatroccoli che ci sguazzano come se fosse di loro esclusiva proprietà. Quelle, timide come sono, non si azzardano mai a dir nulla e se ne vanno via senza aver bagnato nemmeno una penna. Bagnetto, invece, sembra che vada a farselo proprio la signora Scrofa. Le oche, che evidentemente l'hanno sentito dire, la seguono attraverso l'aia, curiose e pettegole. Quando si accorgeranno di che razza di bagno si tratta? Mi pare di sentirle quelle snob. Cielo, che orrore!
quel monello di Caprettino, l'eterno seccatore, non lascia mai in pace nessuno, approfittando della pazienza altrui. Occhio intelligente, che concentrazione di pensiero, ma non credetegli neppure un istante, lui non pensa che a far fuori una gallinella. A proposito di galline, è l'ora del pranzo. Eccole avviarsi a mensa con la loro abituale compostezza. Anche i porcellini, buttatisi alla carica della loro signora madre, soddisfano quell'esigenza dello stomaco che, per quanto mi risulta, regna sovrana sul mondo. Uno di loro però rimane sempre solo, è il più piccolino, e da quando è nato non c'è stato posto per lui accanto agli ingordi fratelli. Ora, pieno di fame e nostalgia, non gli rimane che guardare timorosamente da lontano, mandar giù saliva e cercare per tutto il resto della giornata qualcosa da mangiare. È un derelitto, vittima delle solite ingiustizie sociali, e lui guarda le tenere pollastrelle e tenta il colpo. Splendido scatto, ma la catena lo renderà inutile. Il povero derelitto è alla disperata ricerca di qualcosa da mangiare, ma la sfortuna evidentemente lo perseguita. Vedo che sta arrivando il seccatore. E in certi casi la fuga è la cosa migliore. Alle volte il destino è giusto. Ecco il meritato castigo per gli accaparratori della pubblica piscina. Anche per il maialino abbandonato, pare che le cose vogliano mettersi per il meglio. Finalmente ha trovato qualcuno che si prende cura di lui e del suo inseparabile appetito. Prova ancora e ancora fallisce. Mentre il seccatore permanente parte alla ricerca di una nuova vittima. Ma anche per il caprettino credo che l'ora della giustizia stia suonando. Uno. Due. E tre. Vale a dire, il gatto bussa tre volte. È meglio ritornare da mamma capra, che starà in pensiero, tanto più che la fame è forte. Già le bestie tornano dai pascoli per la beverata e sull'aia si preannuncia la quiete della sera. E lui tenta l'ultimo colpo. Ma non c'è nulla da fare, caro amico. Però, quasi preso. Meno male che è riuscita a fuggire e a raggiungere le compagne, che in processione stanno rientrando a casa, seguite dalla solita corsetta degli immancabili ritardatari. È già l'ora di ritirarsi, perché il sole tramonta per tutti. Porcellini o buoi, uomini o tortorelle, animali o cose mute. Sarà bene che anch'io mi affretti velocissima,
Tra poco slegheranno lui e per quel momento desidero trovarmi nel mio rifugio. Una volta in libertà è il padrone della piazza. Appena slegato già si atteggia a severo dominatore e questa notte abbaierà alle stelle. Puntuale come sempre è tornata la sera sull'aia e sulla terra nell'eterno ciclo della vita, così come la osservo da 100 anni. E anch'io, se mi permettete, vado a dormire.